Adesso cambiamo totalmente argomento perché l'amico Nico Centurame si è recato presso l'Istituto Alberghiero di Poppa Rozzi di Teramo per la seconda cena di beneficenza organizzata dalla FIDAS in collaborazione con la Lega Italiana Fibrosicistica. Si è tenuta venerdì 24 novembre presso l'Istituto Alberghiero di Poppa Rozzi di Teramo la seconda cena di beneficenza organizzata dalla FIDAS in collaborazione con la Lega Italiana Fibrosicistica, consolidando il rapporto tra le due associazioni portato avanti da circa 20 anni. L'evento è stato intitolato alla memoria di Lino Di Patre, ex presidente della FIDAS e volontario scomparso nel 2017. In primo piano diciamo la solidarietà di un'associazione a sostegno di un'altra associazione, appunto la FIDAS che io presiedo e che in passato Lino Di Patre, presidente storico della FIDAS, più volte ha sostenuto la Lega per la Fibrosicistica, ecco perché noi nel suo nome continuiamo questo atto di generosità, di solidarietà. Veramente tantissimi hanno aderito alla serata e oltre vabbè, a un momento diciamo di cena goliardica così sono tanti momenti che si parlerà della FIDAS, della Lega della Fibrosicistica e poi ci sarà un ricercatore da Boston che si collegherà in remoto e ci parlerà appunto della ricerca, dei passi che sta facendo la ricerca per la fibrosicistica. Abbiamo messo sui tavoli le locandine con anche i fogli per le iscrizioni perché il sangue sapete benissimo che è uno degli elementi che non si compra, non si fabbrica e non basta mai. Per cui noi promuoviamo la donazione di sangue in tutti gli eventi, nelle scuole, nelle sagre, nelle piazze, ovunque, perché appunto ogni giorno ci deve essere un ricambio generazionale. Questa serata è importante, Lino credeva in questa collaborazione, in questo progetto e a noi Famiglia Di Patre è un progetto particolarmente caro. Ringraziamo tutti quelli che lo hanno reso possibile, ci auguriamo che venga ripetuto negli anni in maniera costante dopo la pausa del Covid. Speriamo che possa ogni anno ripetersi. Ringraziamo tutti e il Di Poppa che ci ha ospitato. Noi abbiamo avuto già delle situazioni di rapporti con la FIDAS quando era l'ex presidente, il combiando Lino Di Patre, quindi c'erano state già manifestazioni di collaborazione per finanziare dei progetti di ricerca. È importante perché la FIDAS, tra l'altro la FIDAS come l'AVIS, quindi la donazione di sangue è uno dei primi passaggi della donazione, della ricerca, perché non si fa ricerca se non si sa dove si vuole arrivare, quindi la donazione di sangue io ritengo un primo passo verso la ricerca, anche perché la fibrosicistica precedentemente, adesso un po' meno, ma una delle soluzioni era il trapianto dei polmoni per poter allungare la vita delle persone, quindi il trapianto dei polmoni coinvolge direttamente le donazioni di sangue, perché come tutti i trapianti, come tutti gli interventi, è fondamentale. Ma è fondamentale anche per costituire quella rete di conoscenza, che è la cosa più importante in questo momento, che la fibrosicistica è una malattia che è protetta da una legge, ma pur essendo la patologia più diffusa tra la popolazione di razza bianca, è la meno conosciuta.
poco conosciuta e quindi non si capiscono gli sviluppi. È anche difficile da comprendere, perché se lei vede i nostri ragazzi, sono ragazzi normalissimi, che hanno una disfunzione genetica, che però non hanno problematiche visibili dall'esterno, e quindi c'è tutta una serie di informazioni che devono passare, e attraverso queste associazioni come la Fides e anche altre associazioni che hanno un riscontro su una comunità più ampia, c'è sicuramente la possibilità di mediazione, ecco, questo chiamiamolo qua, quindi verso un pubblico sempre più ampio. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sulla fibrosi cistica, ma in modo particolare ad un progetto portato avanti dall'Università di Chieti, è spiegato nel corso della serata dal coordinatore, il professor Mario Romano, in partenza per Boston con la sua equipe di ricercatori. Tecnologia un po' particolare che permette di riprodurre in un piccolo chip all'interno della quale noi ricostruiamo in realtà una unità funzionale respiratoria umana, inserendo nei canali che ci sono all'interno di questo chip le cellule che fanno parte di una struttura respiratoria, quindi le cellule che sono a contatto dell'aria, le cellule che sono a contatto del sangue, e all'interno di questa struttura, che riproduce in realtà i vasi sanguigni e la parte respiratoria, potremmo fare, diciamo, scorrere le cellule del sangue in maniera da studiare, in questa unità di cellule umane in realtà, di studiare tutto quello che accade, per esempio, nel corso di un'infezione, nel corso di una risposta infiammatoria, e monitorare anche l'effetto di farmaci su questi eventi. Il vantaggio di questa struttura è che è costruita per cellule umane e quindi è molto più trasferibile, i risultati ottenuti sono molto più trasferibili all'uomo rispetto a quelli che magari si fanno sugli animali d'esperimento, che hanno una percentuale di trasferibilità che varia tra il 6 e il 9%, quindi molto bassa in realtà. Il mio progetto prevede invece l'utilizzo di questa tecnologia per studiare l'efficacia sull'infiammazione, sull'infezione di nuove molecole e sperando appunto che siano efficaci, che poi possano rappresentare nuovi farmaci per trattare i pazienti con fibrosi cistica. In breve, questo è quello che in realtà stiamo facendo nei nostri laboratori del CAS, che continueremo a fare in collaborazione con l'Università di Roma. Certo, è una serata importante, innanzitutto perché i fondi sono dedicati alla ricerca, e in special modo per un progetto di ricerca, una porzione di un progetto di ricerca che è dell'Università di Chieti, però è un primo step verso un passaggio per altri progetti di ricerca, in quanto ci sono delle ricerche di natura genetica che mirano a coprire un aspetto non ancora esaudito nella ricerca, perché si tratta, noi in fibrosi cistica adesso c'è un farmaco che sta risolvendo alcuni tipi di questioni, però se noi puntiamo molto sulla ricerca genetica, e c'è un progetto di ricerca transnazionale che di costi molto molto elevati, circa 1.800.000 euro per diversi anni di ricerca, che però mira a curare definitivamente questa malattia, mentre oggi abbiamo dei farmaci che aiutano a vivere meglio, chiamiamo così il discorso, noi miriamo a sconfiggere la fibrosi cistica, che è uno degli obiettivi, e questo si può fare soltanto con la ricerca e con l'aiuto di tutti, ecco questo. La maggior parte di sforzi sono stati fatti sulla ricerca farmacologica, perché la ricerca genetica purtroppo ha dei tempi più lunghi, però ecco, si sta
visualizzando un progetto, perché la ricerca farmacologica va a coprire alcuni tipi di mutazioni, mentre la ricerca genetica servirebbe per risolvere definitivamente il problema della fibrosi cistica. E quindi ci sono studi a livello internazionale coordinati, molti se ne fanno in America, negli Stati Uniti, dove la ricerca è finanziata dalle case farmaceutiche. In Italia si fanno ricerca specialmente attraverso la Fondazione Fibrosicistica, e noi cerchiamo, anche se siamo un'associazione che si occupa più della gestione dei centri e dei pazienti, cerchiamo nel nostro piccolo di dare una mano anche in questo settore là, anche perché la fibrosi cistica, che gode di una legge nazionale, ha all'incirca 1,5 milioni di euro l'anno destinati alla ricerca. Uno dovrebbe avere la possibilità di accumulare o di fare rete con altri centri per poter sviluppare dei progetti di ricerca, ma anche quelli, come abbiamo fatto nel recente passato, possono essere utili per finanziare progetti di ricerca esterni come quelli dell'Università di Chieti o di altri studiosi che in Abruzzo stanno lavorando sulla fibrosi cistica. Hanno voluto far mancare il proprio supporto neanche il passato e il presente del centro di fibrosi cistica di Atri, i dottori Paolo Moretti, uno dei fondatori ed ex direttore, e Pietro Ripani, attuale responsabile. Sì, il centro è nato a Giulianova a metà degli anni 80 per seguire pazienti con questa patologia, quando all'epoca erano costretti a delle migrazioni faticose, andavano nel nord Italia per essere curati, fino a che non si sono istituiti dei centri regionali. Abbiamo iniziato a Giulianova, ci siamo trasferiti poi a Teramo per una ventina d'anni e poi da lì ad Atri, il centro è stato trasferito ad Atri dove è adesso, dove si trova ora. È un'attività che è cominciata allora con poche forze, devo dire una forza, e piano piano però si è arricchita di strumentazione, diagnostica, di personale, ed è diventata adesso un centro di un ottimo livello, con un personale che è specificamente rivolto a questo tipo di patologia, quindi persone esperte, medici, fisioterapisti, infermieri, che curano una malattia piuttosto complessa, che è una malattia genetica con la quale si nasce. Facciamo lo screening neonatale a tutti i nati. In Abruzzo abbiamo raggiunto questo obiettivo con un po' di fatica nel 2016 e la diagnosi precoce permette un'assistenza ovviamente migliore. Negli ultimi anni questa malattia, che quando ho iniziato io a curarla aveva un'aspettativa di vita che non superava i 20 anni, è cambiata molto grazie a delle cure innovative, specialmente negli ultimi anni. Queste cure sono state veramente molto efficaci, hanno permesso di avere un notevole incremento dell'aspettativa di vita e ottimismo da parte di chi la soffre e anche di chi la cura. Da quando me ne occupo l'obiettivo iniziale è stato curare e poi man mano è diventato guarire. Quindi l'obiettivo principale della fibrosi cistica è cercare di arrivare a una soluzione completa di una patologia che ancora non è guaribile completamente, ma che ci offre tante prospettive terapeutiche che tempo addietro non avevamo. Quindi siamo già molto contenti così. Però speriamo che l'obiettivo migliore sia raggiunto in poco tempo, che è la guarigione completa. Sì, sono il direttore del centro e devo dire che abbiamo fatto un bel lavoro in questi anni, anche grazie all'aiuto della ASL soprattutto, e dell'associazione LIFC, Lega Italiana Fibrosicistica Sezione Abruzzo, col presidente Celestino Ricco, che ci aiuta molto. Siamo riusciti a ingrandire il reparto, siamo riusciti ad acquistare un nuovo macchinario per la diagnosi precoce della malattia polmonare, soprattutto nei bambini più piccoli. Siamo riusciti a far accedere a un nuovo farmaco per la fibrosicistica che funziona benissimo, anche pazienti gravi che non rientravano, se abbiamo fatto arrivare dall'America, quindi abbiamo due pazienti in cura con questo farmaco dall'America e
e almeno una metà in cura perché rientrava nelle loro mutazioni. E è una bella sfida, e speriamo di continuare su questa strada. E queste cene, così come quelle di stasera, di beneficenza, il supporto alla ricerca, sono fondamentali. Sono per noi soprattutto perché è proprio grazie alla ricerca che riusciamo a allungare la sopravvivenza ai nostri pazienti e a far fare loro una vita quasi normale, anche e soprattutto grazie alla collaborazione nostra con l'Università di Chieti tramite il CAST, il professor Romano, dove abbiamo pubblicato recentissimamente uno studio a livello internazionale. Sì, la sfida è quella lì. Per ora è curabile perché è una malattia genetica. Le sfide future sono arrivare a una terapia per tutti, perché purtroppo per ora solo alcuni pazienti con determinate mutazioni genetiche del gene CFTR hanno accesso a queste terapie, che sono comunque una gran parte ma non tutti. La sfida è cercare e trovare le terapie per tutti. E il futuro secondo me sarà anche la terapia genica, cioè andare proprio a curare la causa della malattia affinché possano guarire e non solo essere curati, anche se questo è fondamentale. Noi addirittura siamo riusciti ad avere anche gravidanze con questo farmaco, cosa che prima era difficile, non era impossibile, ma era difficile soprattutto portarli a termine e avere dei bambini sani senza problemi. L'amministrazione comunale di Teramo ha voluto far sentire il suo appoggio all'iniziativa. Presenti gli assessori Antonio Filipponi e Giovanni Cavallari, insieme al sindaco Gianguido D'Alberto, che ha anche voluto elogiare i ragazzi del polo turistico dell'Istituto Alberghiero, organizzatori della cena. La FIRAS e la Lega Fibrosicistica mettono in campo iniziative che coinvolgono la solidarietà dei cittadini della nostra comunità, che anche questa sera ha risposto in modo straordinario, ma perché c'è un'attività strutturata della FIRAS e della Lega Fibrosicistica che nel corso dell'anno sempre svolge un'attività di confronto, di sensibilizzazione nell'ottica dello sviluppo della cultura del dono, la donazione di sangue in particolare, e anche dell'attività di promozione della solidarietà intesa come assistenza complessiva ovviamente alla persona e alle famiglie. Ecco, noi istituzioni dobbiamo valorizzare questi momenti, dobbiamo sostenerli, ma dobbiamo cogliere il messaggio, investire sulla ricerca, investire appunto anche e soprattutto sulla sensibilizzazione dei più giovani nelle scuole, soprattutto guardando al futuro, perché una comunità si tiene insieme se c'è solidarietà e sussidiarietà. Questa cena è stata organizzata dall'Istituto Alberghiero, insomma una delle eccellenze del territorio teramano. Ecco, parlavamo di scuole e l'alberghiero di Poppa è un'eccellenza in un settore molto importante per il nostro territorio, e come sempre anche stasera si sono confermati i nostri ragazzi, ovviamente con la guida di tutti i docenti della scuola, veramente delle figure capacissime già oggi appunto nell'attività gastronomica che è sempre legata alla tradizione.